amici di Monolide Notizie, oggi vi raccontiamo qui a Velletri, in una campagna meravigliosa, uno dei produttori che sposa il progetto Calici sotto le stelle, che quest'anno diventa maggiorenne, 18esima edizione. Marco Serra, che cosa ci puoi dire di questa produzione di vino in questo territorio bellissimo? Allora, noi siamo un'azienda che è nata circa dal 2010, quindi sono 13 anni che produciamo e imbottigliamo, ci troviamo nella campagna sud di Velletri, è un territorio veramente, diciamo, incontaminato, e produciamo vino biologico certificato dal 2016. Ci vuole tanta passione per fare ancora oggi questo lavoro, tante difficoltà e tante soddisfazioni però. Diciamo che le difficoltà sono tante, dovute agli agenti climatici e anche alla scelta bio, che ha comportato, diciamo, una strategia di lavoro completamente diversa. Le soddisfazioni cominciano ad arrivare grazie anche ai prodotti nuovi che abbiamo realizzato, tra cui lo spumante metodo classico, che a Velletri, diciamo, comincia ad essere un inedito. E andiamo a vedere allora di che cosa si tratta? Sì, andiamo. Sente il profumo del suo lavoro. Esatto, in questo locale noi facciamo la lavorazione del nostro metodo classico, che consiste nella rifermentazione di un vino base mediante l'aggiunto di zuccheri, si ha la presa di spuma con conseguente aumento di pressione e produzione di bollicine. Poi vorrei prendere una bottiglia, faccio prego, vedere. Prego. Passati alcuni mesi, di solito anche 18 mesi, si fa la cosiddetta sboccatura, si mette la bottiglia a testa in giù in modo che tutti i sedimenti prodotti dalla rifermentazione si accumulino nel tappino che abbiamo inserito sotto al tappo a corona, e poi facciamo la sboccatura, cioè consiste nella rimozione del tappo a corona mediante un attrezzo, si stappa, parte la pressione, fa uscire il controtappino con i lieviti. E poi la bottiglia si poggia sotto questa macchina che, diciamo, mette il tappo, quello definitivo, a fungo, e mediante quest'altra macchina si mette la gabbietta. E questo è tutto il processo con cui poi lei lavora queste bottiglie? Esatto, diciamo che è un processo molto manuale, tutto manuale, per cui una bottiglia va presa svariate volte, 4-5 volte, fino all'ottenimento del prodotto finale. Noi siamo un'azienda artigianale, quindi sboccatura facciamo alla volée, la tappatura la facciamo manuale, l'etichettatura tutto manuale, tutto con le nostre mani, dall'uva al prodotto finito. Quindi, signor Marco, ci vuole dire che lei la coccola da quando è sulla vite fino a quando arriva poi sulle tavole di tutti coloro che apprezzano? Assolutamente sì, è un prodotto fatto proprio con le mani. E invece parliamo di quella che potrà essere la partecipazione a Calici sotto le stelle. Lei che cosa farà per questo evento? Allora, noi porteremo tutti i nostri vini, quindi porteremo una Malvasia ferma, un Merlot fermo, porteremo lo spumante, ma porteremo, qui abbiamo alcune bottiglie, anche il nostro ultimo prodotto, diciamo, è un passito. Questo è un prodotto ottenuto mediante l'appassimento sulle viti. A settembre noi tagliamo i tralci, il sole di settembre fa appassire e otteniamo questo prodotto, che è un vino dolce da 15 gradi, ma con residuo zuccherino, che si accompagna con dolci secchi, ciambelle e biscotti vari. Da quest'anno abbiamo in produzione un nostro metodo classico rosato. Qui vediamo la bottiglia con i sedimenti che si sono formati, adesso stanno in agitazione. Questo prodotto contiamo di portarlo alla prossima edizione di Calici sotto le stelle. Amici di Monolide Notizie, siamo in compagnia di Mauro Leoni, che ha inaugurato 18 anni fa l'iniziativa Calici sotto le stelle. Oggi è diventato patrimonio di tutta la città con dei numeri da record e ci stiamo avvicinando all'edizione che ci sarà a breve. Sì, la 18esima Calici
diventa maggiorenne, è un progetto importante per la città, un progetto importante per il territorio, per l'intera collettività, e siamo assolutamente contenti. Ci hanno fermato soltanto i 2 anni maledetti di questa pandemia, che meno male ce la siamo lasciata alle spalle, e continuiamo il nostro percorso insieme al mondo dell'associazionismo. Io continuo ad avere anche un ruolo istituzionale che per un periodo mi ha visto in maggioranza, oggi invece dai banchi dell'opposizione continuo a sostenere e stare vicino a coloro che comunque questo progetto ormai lo hanno sposato da ben 18 anni. A proposito di supporto e di sostegno, quanto è importante in questo momento storico supportare i produttori che autenticamente si dedicano dall'inizio alla fine a realizzare una bottiglia che arriva sulle nostre tavole? Ma a me piace veramente definirli baluardi di un percorso che salvaguarda il nostro territorio, salvaguarda le nostre tradizioni, le nostre culture. È facile in contesti particolarmente importanti dal punto di vista economico, con investimenti stratosferici, impostare aziende e portare avanti produzioni vitivinicole di livelli particolarmente importanti. Più difficile è farlo in un territorio come Velletri, dove sicuramente esistono delle realtà particolarmente consolidate, ma dove esistono realtà piccoline. Mi viene da fare alcuni nomi: Di Palma, Quattro Vasche, lo stesso Marco Sera, che è uno forse dei soggetti più caratteristici di questo territorio, dove veramente la produzione viene attraverso una logica veramente contadina. E sostenere queste piccole realtà significa non indebolire il territorio, significa non lasciare spazi incolti e distese completamente abbandonate, significa dare un senso alla qualità della vita, perché la desertificazione delle vigne, la desertificazione dei territori maledettamente potrebbe portare ad un cambio radicale del modo di bere, e magari proiettati nell'acquisizione delle uve e dei vini in altre parti del mondo, dove magari le accortezze e le attenzioni che invece si ha su questo territorio sono particolarmente attenzionate. Questa è una cosa estremamente importante, perché ne va a vantaggio della qualità del buon bere, al vantaggio della qualità del mangiare, perciò significa qualità della vita. E qualità anche della nostra salute. Andiamo a brindare, vediamo che cosa succederà in questa 18ª edizione di Calici sotto le stelle. Seguiteci, vi racconteremo in che cosa consisterà il programma, e soprattutto venite a Velletri, ne vale la pena, è un territorio a forte vocazione per tutto quello che riguarda la produzione vitivinicola. Li assaggerete. Amici di Monolite Notizie, siamo nelle campagne di Velletri, un territorio a forte vocazione per quanto riguarda tutta la produzione legata al terreno. E in particolare siamo qui perché a breve ci sarà la manifestazione che da sempre richiama tantissime persone da tutto il territorio, Calici sotto le stelle, in compagnia della dottoressa Anna Morsa, vicepresidente della Prologo Velletri, che quest'anno arriva a festeggiare insieme all'amministrazione e a tutta la città la festa per il 18esimo anno di Calici sotto le stelle. A che cosa brindiamo quest'anno, dottoressa? Oltre al 18esimo anno brindiamo a questo grande evento, che vede la partecipazione, come negli anni passati, di migliaia di persone che vengono proprio a degustare i vini del nostro territorio. È un evento che vede la partecipazione quest'anno di 15 cantine di alta qualità, e quindi è una attenzione particolare al vino pregiato. Calici sotto le stelle si inserisce all'interno della programmazione dell'estate veliterna che l'amministrazione della città sta mettendo a disposizione non solo dei cittadini, ma anche di tutti i turisti che vogliono venire qui a Velletri. Ma i motivi sono tanti per venire qui a Velletri, vero dottoressa Anna Morsa? Sicuramente, questo evento è stato inserito nella programmazione ufficiale dell'estate veliterna voluta dall'assessorato
Sport e Turismo dall'assessore Paolo Felci, che venne voluto questo evento in continuità. Quindi è l'orgoglio della nostra città, un evento che si basa sulle usanze contadine, sul buon vino, e questo è un vino che veramente potremo assaggiare con 15 cantine che parteciperanno. C'è un grande orgoglio anche per lei, dottoressa Anna Morsa, vivendo qui come Veliterna? Sicuramente sì, sono tanti anni che come Proloco promuoviamo il territorio, promuoviamo le aziende, siamo stati addirittura a Lugano 2 volte per promuovere le nostre aziende, quindi lavorare sul territorio, lavorare nelle piazze per noi è un piacere immenso. Grazie mille. Grazie a lei.